partito a rischio scissione o dove invece è vivace la dialettica e il confronto nel filo conduttore ed ispiratore del PDL? Lo scambio di ieri tra il Premier e il Presidente della Camera ha comunque lasciato il segno, e non soltanto perché ha avuto un'evidenza mediatica diretta mai conosciuta nella tradizione di partiti italiani. Quel che è certo, fonte ufficiale, dialogo sì, scissioni no, e soprattutto un partito in salute. Le urne stanno a dimostrarlo, Berlusconi forever, o perlomeno la sua linea di conduzione del partito, e non tutti hanno chiuso i conti confini. Come la salute delle aziende la fanno il fatturato, la salute dei partiti la fanno gli elettori, non la fa la classe dirigente. Ripeto, siamo alla democrazia degli elettori, questo è il passaggio. A qualcuno potrà non star bene, vuole tornare alla democrazia dei partiti, ma non è più consentito. Oggi siamo alla democrazia degli elettori. Il partito sta bene perché gli elettori ci sono e lo hanno dimostrato in più passaggi, anche in momenti di grande difficoltà. Dentro il partito c'è un dibattito, naturalmente c'è una leadership carismatica che tutti accettiamo e hanno accettato gli italiani. Dentro il partito c'è un dibattito, il dibattito si fa nelle sedi istituzionali, non si può fare stancheggio all'azione di governo, soprattutto su posizioni. Fini si lamenta che la Lega è diventata forte al nord, più forte. È Fini che ha dato spazio alla Lega, perché quelle tematiche che sono della Lega, oggi abbandonate da Fini, molti elettori di AN, ex AN, e su questo abbiamo riscontri, hanno votato Lega perché non si ritrovano nelle posizioni sostenute da Fini all'interno del PDL. Se poi ognuno è libero di tenere le sue posizioni. Però mi fa anche ridere un'altra cosa, che se parla Schifani di partito, la sinistra si scandalizza e si strappa i capelli perché è il Presidente del Senato. Fini da 10 mesi sta facendo politica attiva, politica di partito, e nessuno è capace di dirgli che lui invece riveste un ruolo istituzionale, tra l'altro che si è scelto lui, non è che gliel'ha imposto nessuno.